L'Italia è veramente un paese civile. È veramente il paese dei Bengodi, il paese che in tanti, per rischiare di venirci dentro, muoiono affogati. Chiediamolo a un italiano vero, non a uno di quelli. Chiediamolo. Signor Giovanni, lei si sente integrato in Italia? Italia è un paese bellissimo. Sì. Ti sta bene in Italia, però tante persone speciali come me hanno dei problemi. Certo, che tipo di problemi? Per esempio per uscire non sempre si può prendere un mezzo pubblico per andare ad esempio allo stadio. Perché non c'è l'uscita speciale per lei? Perché le rampe di accesso molto spesso non ci sono. Non ci sono. La sua è una denuncia molto violenta. Lei si sente ben voluto? Io penso che se lo Stato mi dasse un po' di anche le donne per fare l'amore, si potrebbe stare meglio. Sì, eh? Sì. E lei, però, dove la trova una donna che vuole venire con lei? E se lo Stato non fa qualcosa da un punto di vista giuridico, perché le donne... Una donna non ci viene manco morta a letto con lei, perché lei fa schifo. No, io sono una persona che gli si vuole bene per quello che c'è dentro, perché le donne va al di là di quello che è l'aspetto fisico. Ma lei però c'ha tanto cuore dentro, quindi. E cuore è importante, e più di tante cose anche più il cuore. Signor Giovanni, possiamo dirle una cosa bella? Che nonostante tutte le sue difficoltà, lei è riuscito a infrangere il muro di silenzio che avvolge tutto il paese. Il muro di Berlino. Lei è riuscito a fare un figlio. Sì, perché mio figlio si chiama... Ginevra. Sì. Quest'uomo è molto emotivo e appena si nomina la figlia ha subito questa reazione qua. Ginevra. È veramente una pasta d'uomo. Il signor Giovanni ha tanto amore da offrire. È giusto richiuderlo in una barriera di suono e cecità, è vero? Io voglio dire la mia. Sì, la dica. Io ho diritto al voto, voglio permesso di andare alla posta e voglio tutte le carte della Corte d'Assise che mi ha reso il giudice del 95. Sì. E poi? E poi voglio rispettare e fare amore. E cosa diciamo al suo avversario, quello che l'ha ridotta così, quella maledetta domenica d'aprile? Io sono come voi. E auguriamo che cosa a quest'uomo? Un felice anno nuovo. Giovanni è pieno d'amore, Giovanni non grida vendetta. Giovanni è veramente il cuore pulsante di questo paese, quello migliore, quello più buono, quello più genuino. Donne, venite da Giovanni. Giovanni è per voi, è gonfio d'amore. Giovanni è un tipetto anche molto simpatico quando vuole, vero? Posso dire, lei è una persona molto bella, mi piacerebbe fare l'amore con lei, anche se non è una donna. Ciao Giovanni. Ciao. Tornate a trovarmi e mandatemi una cartolina. Ciao. Ciao. È tutto.